non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Come affrontare la paura? Come si supera la paura? Come si può trasformare questa emozione così tante volte paralizzante in un vero e proprio punto di forza? Ecco, se vogliamo tutti quanti insieme raggiungere questo obiettivo, oggi con questo episodio dobbiamo prima di tutto metterci d'accordo su qual è la linea di partenza. E la linea di partenza non può che essere questa, e cioè che anche le persone più coraggiose, anche la persona più impavida che tu conosci nella tua vita, ha uno o più punti deboli. Ecco, mettiamoci d'accordo prima di tutto su questo aspetto, altrimenti costruiamo e ascoltiamo questo podcast con l'inganno interiore di dover annullare ogni nostra debolezza, ogni nostra fragilità, ogni nostro limite alla ricerca di una crescita personale, di un miglioramento personale vacuo e veramente mai raggiungibile. Quindi, per sfatare questo mito e permetterci di capire insieme come possiamo affrontare le nostre paure, beh, dobbiamo metterci d'accordo su questo punto, quindi, perché tante volte la paura, che è un'emozione che ha permesso alla specie umana di proteggersi e quindi di superare tante sfide evolutive, tante volte nella nostra esperienza di tutti i giorni, poi da uomini moderni, uomini e donne moderne, diventa qualcosa di molto molto difficile da superare. Ecco, allora, in questo episodio del podcast trovi un estratto bello corposo dell'intervista che ho realizzato insieme a un'esperta psicoterapeuta. Sto parlando di Carolina Traverso. Carolina Traverso è sicuramente un personaggio che magari hai anche incontrato sul web, perché è veramente anche molto famosa per i suoi video, per le sue live e soprattutto anche per il suo bestseller, il suo libro Mente Calma, Cuore Aperto. È anche un'insegnante di mindfulness, quindi chi più di lei può aiutarci a fare questo viaggio per capire come possiamo in qualche maniera superare i nostri timori, superare quello stato tante volte di immobilismo che proviamo quando vorremmo fare qualcosa ma poi non ci riusciamo perché sentiamo paura. Ecco, la paura è assolutamente normale, così come ascolteremo, ma per poter ascoltare questo episodio del podcast voglio proporti un esercizio importante. Ecco, la trasformiamo non in una terapia, va bene, non lo possiamo fare, ok, ma in un esercizio proprio pratico e consapevole. Quindi, per ascoltare veramente questo episodio e per raggiungere l'obiettivo tutti quanti insieme, allora vi chiedo di chiudere un attimo gli occhi. Ovviamente non lo fare se stai guidando la tua macchina, la tua auto, però in questo momento raccogliti un attimo in te stesso e confrontati con le tue paure, quelle più palesi o anche quelle più nascoste, ok? Quindi scegli la tua paura più grande, cioè cos'è che ti spaventa di più. Ecco, una volta che ce l'hai ben presente, allora sei pronto per ascoltare l'episodio di oggi con me e insieme a Carolina Traverso, per fare questo viaggio insieme, ovviamente, nel mondo della paura, per cercare di capire come possiamo affrontarla e soprattutto trasformarla in un punto di forza. Allora, Carolina Traverso è una donna di 46 anni che fa la psicologa, la psicoterapeuta e l'insegnante di mindfulness. Diversi anni fa, quando la mindfulness era ancora molto poco conosciuta in Italia, decisi di fare questo training per diventare insegnante di mindfulness, perché era la cosa che cercavo da tanto tempo e che finalmente
era la mia cosa, nel senso che io ho praticato yoga per tanti anni, meditavo già da un po', ero molto affascinata da una dimensione di saggezza orientale, però allo stesso tempo avevo il desiderio molto forte di portare questa saggezza ai miei pazienti e alle persone che si rivolgevano a me per avere un aiuto, in un modo che non fosse troppo connotato in stile asiatico orientale, posto che oggi come oggi questa distinzione ovviamente è sempre più, più fluida, però ai tempi era ancora particolarmente importante. Per dirla in parole povere, non avevo voglia di usare incensi, turbanti e linguaggi sanscriti. Ok. E durante un ritiro di yoga a Goa incontrai una psichiatra svedese che mi disse: ti piacerebbe tantissimo il lavoro di Jon Kabat-Zinn. Sono andata a vedere che cosa proponeva Jon Kabat-Zinn, che è l'ideatore del programma MBSR, che è il programma di mindfulness con la più alta validazione scientifica al mondo. E quando ho visto i requisiti per il training ho detto: beh, ma qui qualcuno mi ha fatto un abito su misura, è il mio. E sono partita. Perfetto, perfetto. Quindi mi piace questa introduzione che hai fatto, no? Perché di mindfulness anche parleremo oggi, essendo appunto, come dicevamo anche, no, nel pre-live, un po' il tuo cavallo di battaglia, ciò che poi no, ti ha resa anche uno dei punti, possiamo dire, di riferimento anche in Italia, no? Per quanto riguarda la mindfulness, no? Con il tuo progetto semplicemente Mindfulness. Non so se vuoi dirci che cos'è questo progetto, da dove nasce e qual è la sua mission. Allora, semplicemente Mindfulness nasce dalla mia idea di rendere le persone più felici attraverso la consapevolezza. È nato diversi anni fa, prima era una pagina Facebook, quando ancora pochi psicologi e psicoterapeuti usavano i social, ed era vista una cosa un po' così, non si sa se va bene o va male fare questa scelta, e quindi non usavo il mio nome, usavo semplicemente Mindfulness. Poi piano piano è diventato un blog, un sito, una condivisione di riflessioni e di esperienze, è diventato anche uno studio di Mindfulness qui a Milano, che io ho tenuto per credo 5-6 anni, e è diventato un progetto che io dirigo, ma che coinvolge a volte anche altre persone che collaborano con me. Per esempio, ho una persona che si chiama Lavinia Costantino, che si occupa di tutte le proposte di mindfulness per bambini e adolescenti, e ci sono degli incontri anche nel mio caso, una volta al mese su Zoom ci troviamo per Medita con Caro, sono degli incontri gratuiti dove meditiamo insieme, condividiamo, io propongo dei temi. Ed è qualcosa che cresce un po' insieme a me e un po' insieme alle persone che vi partecipano, perché bello. Ormai credo che sia anche un po' la chiave per fare qualcosa di buono e di utile per gli altri, cioè rimanere, di nuovo usiamo la parola sintonizzati, rimanere sintonizzati con chi in qualche modo è interessato al tuo progetto e ti dice: ma perché non parliamo di questo, cosa pensi di quest'altro, ho questo problema. È un modo, secondo me, rimanere in contatto con le persone per essere di servizio in modo più preciso e puntuale. È molto bello questo progetto, e tra l'altro noi, finita questa prima parte di questa chiacchierata che faremo sul tema della paura e su come superare le nostre paure, poi ci incontreremo con chi vorrà all'interno di uno spazio privato, no? Nel privé, dove prima Carolina ci siamo messi in un certo senso d'accordo, dove ci aiuterai a fare un'esperienza di mindfulness proprio dedicata, sì, al superamento delle paure. Quindi non vedo, sì, l'ora, e anche approfitto a dire a coloro che sono connessi in questo momento che metterò nella chat di questa live anche il link per raggiungerci su Zoom a me e Carolina. Quindi se vorrete fare questa esperienza siete i benvenuti. Allora Carolina, entriamo però nel tema di oggi, superare, sì, le paure. Superare le paure. Allora, la prima cosa che ti volevo chiedere è di aiutarci a fare un po' di chiarezza, no? A fare un po' di decontaminazione rispetto a questa emozione. Quindi nella tua esperienza psicoterapeutica e da insegnante di mindfulness, come definiresti la paura? Che cos'è la paura? La paura è un'esperienza fatta di sensazioni fisiche e di pensieri, che è una reazione
utile quando ci troviamo di fronte ad uno stimolo pericoloso, ma che a volte viene un po' creata dalla nostra mente, che tende a digigantire le minacce o a vedere pericoli là dove non ci sono. Per cui esiste una dimensione della paura legata alla, se volete, alla proliferazione mentale, che fa sì che un'emozione che può anche essere utile diventa qualcosa di amplificato che ci paralizza anziché guidarci in un modo saggio. Sì, e quindi se stai un attimo con la tua anche esperienza clinica e di insegnante di mindfulness, quali sono gli errori più comuni che hai riscontrato nelle persone quando hanno a che fare con la propria paura, con il timore, con lo spavento o magari anche con le fobie? Cioè, qual è l'errore, quali sono gli errori più comuni che facciamo quando siamo spaventati, secondo te? Ma allora, secondo me uno degli errori più comuni di base è l'illusione di poter controllare tutto. Spesso chi ha difficoltà con la paura vive nell'illusione che tutto debba essere controllabile e vive anche in un'illusione di fragilità personale, per cui pensa non solo che tutto debba essere controllabile, e ovviamente questo non lo è, e quando se ne accorge si sente andare in pezzi, ma pensa anche che in qualche modo pensa di essere una persona fragile che non può stare in piedi nelle avversità. Questi secondo me sono due assetti di base delle persone che sperimentano paura. E poi chiaramente c'è un movimento della mente che tende un po' a catastrofizzare, a vedere di più il negativo a scapito del positivo e a perdere un sacco di energie dopo aver immaginato scenari terribili, ad immaginare anche i rimedi di questi scenari terribili, con il risultato che non siamo più qui. Non siamo più qui, e se non siamo più qui è molto difficile contattare le nostre risorse interiori per avere una visione più chiara e affrontare quello che va affrontato, sapendo che in qualche modo ce la possiamo fare. Questo è un dubbio che spesso le persone che hanno paura hanno, cioè loro pensano di non potercela fare. Non è vero, non è assolutamente vero. Molto interessante. Io poi, proprio per parlare di questo argomento, ho letto un tuo articolo dove parli appunto della paura e c'è un passaggio che mi ha incuriosito tanto, e tu dicevi che in qualche modo uno dei nemici più grandi che noi incontriamo sulla nostra strada quando abbiamo a che fare con la nostra paura è l'impazienza. Sì. Che cosa intendi dire con questo? Allora, quando siamo alle prese con un'emozione difficile, o la dico in un altro modo, quando soffriamo, quando sperimentiamo un disagio, quando siamo sotto stress, e la paura è una delle emozioni più difficili con cui stare, più spaventose, il nostro desiderio è quello di liberarcene il più in fretta possibile. E questo è assolutamente comprensibile, ci allontaniamo da ciò che è spiacevole per salvaguardarci. Il punto è che questo ci porta a volerci affannare cercando soluzioni che a volte sono assolutamente impossibili, e ci mantiene in uno stato in cui alimentiamo questa idea che non ce la possiamo fare, che la situazione è terribile, che non usciremo mai, che se dovesse succedere questo sarà la fine del mondo. Invece quello che la pratica ci insegna è proprio non a non avere paura, ma, per usare le parole di una poetessa che amo molto, che si chiama Chandra Livia Candiani, ma a imparare a tremare. A imparare a tremare. Nessuno di noi può imparare a non avere paura. Ed è bene avere paura quando è il caso di averla.
Tutti noi però possiamo imparare a tremare e ad accogliere questo tremore sapendo che raggiunge un suo picco e poi passa, e in questo movimento noi possiamo scoprire la nostra forza, vedere che rimaniamo interi e la mente può calmarsi e possiamo avere una visione più chiara. Praticare la pazienza significa imparare a stare con questo tremore, anche quando vorremmo fuggire a gambe levate. Ovviamente in questa pazienza ci mettiamo dentro anche il coraggio e ci mettiamo dentro anche tantissima gentilezza nei confronti di noi stessi, perché chiaramente non è un'operazione facile, non lo è affatto, e quindi ci sta anche tantissimo fare questo. È proprio difficile per me questa situazione. Ho una paura pazzesca. Che fatica, che fatica. Posso starci però, posso stare qui in questo momento, posso sentire che cosa mi accade nel corpo senza pensare che mi ammazzerà. Posso sentirlo. È veramente molto bello quello che stai dicendo e colgo proprio anche il senso di un altro estratto che faccio adesso del tuo articolo, no? Sul superare le paure. Tu dicevi che addirittura stare con le nostre paure, oggi stamattina lo stai definendo in una maniera ancora più bella, più poetica, no? Imparare a tremare, no? A stare con questo tremore può renderci veramente persone migliori. Questo è assolutamente controintuitivo, no? Se ci pensi, però sì. È veramente così. Sì, assolutamente ci rende persone migliori, nel senso che ci fa vedere che in noi esistono due parti. C'è la parte che io chiamo del bla bla. Non vado bene, che fatica, il mondo è un brutto posto, non ce la faccio più, devo scappare, questa situazione è intollerabile. E poi c'è il mondo viscerale di quello che sentiamo. La verità è che quando noi ci aggrappiamo al mondo del bla bla, anche quello è un tentativo illusorio di non sentire ciò che ci fa paura. Perché abbiamo paura di sentire il corpo. Quando sentiamo un'emozione spiacevole, la sentiamo innanzitutto nel corpo, sotto forma di esperienze viscerali che sperimentiamo come spaventose. Questo vale non solo per la paura, vale per la rabbia, vale per tantissime altre emozioni difficili. Ma se impariamo un po' a stare con questo, la mente si calma. E se iniziamo a fare l'esperienza della mente si calma di noi che possiamo starci, e certo che siamo persone migliori innanzitutto perché ci sentiamo più coraggiosi, ma siamo anche persone migliori perché quando la mente si calma noi vediamo più chiaramente, e vedendo più chiaramente c'è più facile fare delle scelte di buon senso. Siamo, secondo me, anche persone migliori quando impariamo a tremare, perché scopriamo che tremano tutti. Che non siamo da soli. Guarda Carolina, è bellissimo questa cosa che dici. Infatti, in sottoimpressione ho messo in questo momento ho fatto questa domanda, no? Proprio consapevole del fatto che tutti quanti noi tremiamo. Mi piacerebbe proprio che ognuno di noi si potesse anche dare la libertà, ovviamente, se vuole, anche questa mattina, di condividere con noi qual è la paura che vorreste superare una volta per tutte. No? Cioè, qual è la vostra esperienza con la paura? Quindi, se vi va, anche voi che ci state seguendo, raccontateci quella che è la vostra esperienza, magari non soltanto per forza di una paura che ancora avete, magari una paura che avete affrontato e che avete superato anche nel vostro background, nella vostra storia. Insomma, è bello condividere con noi questo, no? In questa mattina. Però a questo punto, Carolina, la faccio anche a te questa domanda. Dimmi, qual è la paura che vorrei superare una volta per tutte? Esattamente. Ma sai che non lo so, non te lo so dire. Per tanto tempo la paura con cui sono stata alle prese è stata la paura di non essere abbastanza, di non essere abbastanza amabile. E questo mi portava a trascurarmi.
il nome del bisogno di riconoscimento. Vedo anche Elena che dice, per esempio, la paura del giudizio degli altri, no? Sì. È importante. Che suggerimento potremmo dare a Elena, no? Che vorrebbe superare questa paura così specifica? La paura del giudizio degli altri. Sai che mi verrebbe da dire, ma sempre così andiamo proprio a libera associazione, come se Siamo fosse una siamo su Liberamente Live, quindi quindi poi se non ho. dovremmo conoscere meglio Elena, ok? Assolutamente sì. Chissà perché è così importante il giudizio degli altri per Elena. Io se fossi Elena inizierei a chiedermi questo: come mai è così importante per me il giudizio degli altri? Mi chiederei anche come mi sento quando faccio le cose che mi piace fare fregandomene un po' del giudizio degli altri. E magari farei anche dei piccoli esercizi, degli esercizi di scelta indipendente. E quindi proverei a fare delle cose che tu hai voglia di fare o di dire, senza preoccuparmi troppo. E quando ti accorgi che sei preoccupata del giusto degli altri, ricordati che è un'abitudine. Ed essendo un'abitudine, lo vedo, è proprio difficile per me essere alle prese con questa abitudine. L'abitudine è forte, ritorna. Mindfulness, pensiero, torno qui. Pensiero, torno qui. Questa per me è la pratica più potente per disinnescare qualsiasi abitudine mentale. Certo. La possibilità, che si chiama meditazione, di base questa è meditazione, di iniziare a scendere dalla nostra trance, dal nostro bla bla, dal mondo dei pensieri. Più ci alleniamo a scendere, più ci alleniamo a riconoscere che i pensieri sono solamente pensieri, e l'aspetto interessante è che lo riconosciamo non su un piano esclusivamente razionale, perché sul piano razionale possiamo anche essere d'accordo che i pensieri sono solamente pensieri, non sono sassi e verità assolute, però poi pesano come sassi. Invece la meditazione, nella mia esperienza sinora, è un modo molto potente per lasciarli un po' leggeri come nuvole. Vero, molto bello. Tra l'altro, Elena, se vorrai, possiamo continuare a parlare anche nel privé, perché metterò qui sotto anche il link per raggiungerci su Zoom e potremo continuare a parlare e dirci anche che cosa ne pensi. C'è Ilaria Donati che dice: ho la paura di essere inadatta. No, anche qui è Allora, interessante. Ilaria, innanzitutto brava che lo dici, perché questo è un gesto di coraggio per una persona che ha paura di essere inadatta, però intanto qui lo dici. Quindi secondo me puoi già congratularti con te stessa per questo. È una paura che un po' conosco anch'io, la accennavo prima. Questa paura deriva tanto dalla nostra storia. Spesso quando pensiamo di essere inadatti, in qualche modo abbiamo vissuto una ripetizione di esperienze in cui da qualche parte ci è sembrato proprio così, dove qualcuno, magari non intenzionalmente, spesso sono le figure di accudimento, però ci ha fatto sentire che andavamo bene, ma solo a certe condizioni, o che proprio no. Allora, per un lavoro di questo genere, chiaramente io consiglio tonnellate di robusta psicoterapia. Sicuramente anche la mindfulness ti aiuta a riconoscere che questo è solamente un pensiero, però quello che vorrei dirti è una frase che dico sempre durante le meditazioni, o la uso spessissimo, cioè siamo vivi, siamo interi, è tutto qui. E spesso le persone mi dicono: ma cosa vuol dire questa storia che siamo interi? Una persona un giorno ha detto: ma sai che mi dà un po' fastidio, mi fa pensare al pane integrale, non capisco bene cosa stai dicendo su questa storia. Cioè, vuol dire che anche se a causa di tutta una serie di eventi ci convinciamo al contrario,
abbiamo in noi tutto ciò che ci serve per vivere una vita degna di essere vissuta, perché siamo persone degne. Ora, questo è un discorso teorico, poi va vissuto sul piano esperienziale. Secondo me la psicoterapia e la mindfulness sono ottimi modi per farlo. Un'ottima alchimia. C'è anche Mimmo che dice: la paura di non aver scelto bene per me nella vita. Anche questa è una bella gatta da pelare, no? Una bella gatta da pelare, però attenzione. Allora, lì secondo me ci vuole un po' un esame di realtà, nel senso che dobbiamo tenere conto che ci sono delle scelte che facciamo nella vita che non sono reversibili. Ci sono delle scelte che non sono reversibili. E, nel senso, se io ho intenzionalmente rotto il vaso, ho rotto il vaso, per esempio, proprio molto pratico e terra terra. E su queste, secondo me, conviene perdonarci, capendo che siamo umani, e però andare con curiosità a cercare di capire che cosa è successo dentro di noi e fuori di noi, quali sono state le condizioni che ci hanno portati a quella scelta, e lavorare sulle condizioni interne in modo tale da imparare dall'esperienza e da fare in modo di diventare più saggi. Questo vale sulle scelte irreversibili. Sulle scelte reversibili mi sento di dire che si può sempre ricominciare da capo. Mi sembra proprio giusto. Guarda, veramente ci sono tanti spunti. Anche qui c'è Antonella che in sotto saluto dice: la paura di essere soli. Questa è una paura che vorrebbe, no? Allora, prima dicevamo dietro le quinte che sono al mio secondo libro. Ho scritto un libro che si chiama Mente Calma Cuore Aperto e poi curo una collana di mindfulness per Oepli. E in questa collana ho scritto e ho pubblicato pochi mesi fa il libro Semplicemente Single. Quindi il tema della solitudine è un tema che chiaramente ho esplorato, essendo stata single per tantissimo tempo. L'aspetto curioso, vi do un aspetto così un po' novella 2000, è che è arrivata la pubblicazione, mi sono fidanzata e innamorata, adesso convivo. Comunque vabbè, sì. nel frattempo, mentre parli del tuo libro, io condivido proprio, se ti va, anche la pagina, vedo il mio schermo qui, vado un attimo su Google e ripetimi un po' il titolo del tuo libro. Semplicemente Single. Allora, sul tema la paura di essere soli, di cui proprio parlo per una bella parte di Semplicemente Single, bisogna fare la distinzione, che in inglese è molto chiara, in italiano non così tanto, quindi ve la dico in inglese, fra feeling alone and being alone, cioè tra sentirsi soli ed essere soli. Di nuovo, come la paura, la solitudine è un'emozione assolutamente universale. Cioè, non possiamo schivarla, possiamo imparare a sentirla e ad accoglierla in modo tale da prendercene cura e da prenderci cura di noi, riconoscendo che poi di per sé l'essere soli non è per forza negativo, nel senso che l'essere soli è anche uno spazio di creatività, di ascolto di sé, di riflessione. Quello che determina la paura della solitudine è tutto quello che la mente attacca all'essere soli. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo bellissimo episodio del podcast, dove spero tu possa aver sentito dentro di te attivarsi anche solo un iniziale catarsi, un momento tuo interiore dove senti che in qualche maniera le paure possono essere affrontate, possono essere superate, e di come in qualche maniera la paura è un vero e proprio punto di forza e non un punto di debolezza, come tante di noi e come così ci hanno insegnato anche a guardare alle nostre paure.
paure, come punti di debolezza, come qualcosa da nascondere di cui vergognarsi. Ecco, sicuramente l'ascolto della voce anche di Carolina Traverso, che insieme anche con me, i ragazzi di In Gruppo Labba Poi, ha vissuto il privé, dove abbiamo continuato a parlare delle nostre paure, sicuramente ti ha dato modo di poter comprendere una cosa, che anche le persone più coraggiose hanno paura. Quindi non si tratta di avere o non aver paura, qui si tratta di imparare un modo nuovo di stare con le nostre paure, di attraversare le nostre paure e in qualche maniera sostenerci nei nostri obiettivi, così come stanno sostenendo questo podcast tutti gli ascoltatori che hanno guardato nelle note degli episodi ascoltando liberamente e hanno cliccato sul link diventa finanziatore. È grazie a loro che puoi ascoltare questo podcast senza pubblicità, senza nessuna intrusione da parte terze, ma possiamo parlare di psicologia, di crescita personale in maniera costante e continua. Quindi puoi ascoltare episodio dopo episodio senza avere nessuna interruzione. Ecco, non devi ringraziare me, devi ringraziare i finanziatori, e quindi devi ringraziare Fabiola Scascitelli, Simona Flower, Michele Russo, Fabrizio Imola, Biccheddu Alessandra, Pierluigi, Valeria da Pozzo, Beatrice Gorgoni, Vittoria Borgia, Nirvana della Vedova, Sofia Lovitka, Luis Antonio Gagliardi Prado, Giovanna Verde, Maria Rosa Danieli, Claudia Moncado, Zendo Greisner, Francesca Bonazzoli, Natascia Zanola, Giuseppe Marotti, Valentina Di Donna, Taurino Leonardo, Stefania Erbi, Alessandro Raso, Lorenzo Chiesa, Lucilla, Alberto Pala, Claudia Vibi, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Core, Simona Moliterno, Paolo Montoni, Michele Musano, Alfonso Moschese, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Beghelloni, Guglielmo Ercole Simone, Giovanna Monsurro, Letizia Vibi, Fortuna Marrone, Giovanni Ricò, Francesca Marocco, Giuseppe Gallo, Manuela Farina, Daniele Michetti, Croce di Michele, Mattia, Paul, Federico Murdocca, Andrea Molinari, Robert, Laura Dorso, Sara Veltri, Veronica Cartullo, Savino, Alessandro, Fabrizio, Carmelo Conti, Francesco Maggioni e Alessia Cecconi. Mamma mia ragazzi, a un certo punto ho dovuto fare un'accelerata, perché ormai fra poco non basterà più la sigla di chiusura per poter elencare e ringraziare tutti i finanziatori di questo podcast. Quindi se anche tu ascoltando questo podcast ricevi del valore, aggiungi del valore, un'intuizione in più alle tue giornate, ecco, allora fai una cosa, vai nelle note di questo episodio e almeno dai un'occhiata, esplora la pagina Patreon di Liberamente e capire se anche tu nel tuo piccolo vuoi contribuire a questo grande progetto, a questo grande sogno che ogni volta sfida tutte le paure e quindi continua ad essere sostenuto e avere lunga vita grazie agli ascoltatori e ai suoi finanziatori. Ma ragazzi, io ancora una volta vi ringrazio per essere arrivati fino qui e vi do appuntamento al prossimo episodio con me, sempre su Liberamente. Non essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Accetta il tuo passato, vivi il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nerone.